Pasta frolla ovis mollis. Lo dice stesso la parola, pasta frolla con uova, cioè tuorli, sodi. In questa ricetta faremo i canestrelli che sono tipici fatti con la pasta frolla ovis mollis. Possiamo fare qualsiasi prodotto di frolla. Andiamo a impastare semplicemente a mano su un tavolo. Per prima cosa andiamo a setacciare i tuorli sodi. Nei tuorli setacciati inseriamo il burro a pezzetti, lo zucchero a velo. Impastiamo questi tre ingredienti. Come aromi mettiamo un po' di scorza di limone grattugiata, un pizzico di vaniglia. Inseriamo la fecola nella farina. Mescoliamo il tutto, mettiamo il tutto all'interno e impastiamo. Già si vede che è un impasto molto soffice, già sul tatto delle dita. Lo mettiamo in un recipiente, mettiamo un po' in frigorifero. Ad impasto ben freddo, andiamo a lavorare. Con l'aiuto di un po' di farina andiamo a stendere la frolla. La frolla deve essere ben spessa per mantenere la sua friabilità, quindi andiamo a stendere a 5 mm e mezzo più o meno, massimo 6 mm. Quello che ci servirà è lo stampo proprio per canestrelli. Eccolo, il classico stampo a fiore. E voilà. Adesso con un mini coppa pasta, io ho preso il beccuccio di un sac à poche. Facciamo il buco centrale. La cottura ideale per questi frollini è 170 gradi per circa 20-25 minuti, modalità ventilato. Statico, ovviamente si possono cuocere ugualmente, 5 minuti di cottura in più. Parliamo di canestrelli, quindi soltanto zucchero a velo. I biscotti semplicissimi ma friabilissimi e spettacolari. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi sempre sulle mie pagine social, Simone Esposito Pasticciere. Alla prossima ricetta.